Seriamente valutando l'idea di evitare il saluto oggi per non risvegliare tutto ciò che c'è alle mie spalle, perché stanno stranamente dormendo e vorrei evitare che iniziassero a saltare da tutte le parti, quindi facciamolo tipo silenzioso. Oggi nuovo video e si tratta di un video che non ho mai fatto prima d'ora sul canale, ma mi è apparso nei consigliati. L'ho visto su un canale che non si, anzi in realtà su un canale che non seguivo, perché poi dopo aver visto questo video mi sono iscritta, e si tratta di Molly Burke, quindi una youtuber americana o comunque straniera, sinceramente non lo so perché sono iscritta da pochissimi giorni e lei ha fatto questo video che mi ha ispirato tantissimo. Ho detto no, vabbè, devo provare anch'io, poi magari ce ne saranno anche altri, ma sinceramente non sono stata lì a cercare. Vi lascio direttamente nell'info box il link al suo. E lei ha creato un intero outfit basato sul suo nome. Quindi in questo caso lei si chiama Molly e quindi ha comprato una serie di vestiti, accessori. Mi pare che lei avesse trovato anche i rossetti, quindi anche prodotti make-up che all'interno del nome, quindi non all'interno del brand, ma proprio il nome in sé del prodotto doveva essere Molly. Quindi nel mio caso farò esattamente la stessa cosa, però partendo dal mio nome, quindi Chiara. Velocissima, ricordatevi il solito like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video e poi se vi va, nell'info box c'è il link per seguirmi su Instagram. Ok, ho cercato di andare velocissima perché non vedevo l'ora di registrare questo video. È stato veramente super super impegnativo e super problematico riuscire a fare questa cosa. Infatti all'inizio ho pensato di provare a fare questa challenge anche per il make-up, però non so bene se chiedervi se volete vederla o no, perché credo che diventerà tipo la sfida impossibile, la più assurda e quella che probabilmente sarà più fail di tutto il 2019. Ma comunque, nel caso voleste vederla, farò in modo di riuscirci, o ci proverò. Intanto partiamo da quella di oggi e considerate che 10 minuti praticamente dopo essere uscita di casa per andare a cercare cose che si chiamassero Chiara e che non fosse il nome di un brand, ma proprio il nome del prodotto in sé, stavo già desistendo perché non riuscivo assolutamente a trovare niente. Però è inutile che ve lo spieghi perché tanto vi ho raccontato tutto strada facendo. Iniziamo la nostra ricerca e partirei al contrario, cioè ho deciso di iniziare dalle scarpe perché sono molto fiduciosa di trovare dei modelli con il mio nome in Incrociamo le dita. Quindi iniziamo la ricerca da Pittarello. Perché non mi chiamo Giulia? Ci sono tantissimi modelli che si chiamano Giulia qui, per esempio, ovviamente Chiara no per ora. E abbiamo trovato anche Gioia. Proseguiamo con Stella, ma forse in questo caso meglio così perché non sono tanto nei miei gusti. Poi andiamo avanti con Lara, poi c'è anche Luisa, Chiara sempre neanche l'ombra. Anche qui da Scarpe Scarpe c'è il nome di qualsiasi cosa, ma ovviamente nulla che riguardi il mio. Cioè addirittura c'è Marina, l'ho letto appena sono entrata, mi piacevano anche i prodotti, ma non c'è il mio nome. Niente, prima tappa, gigantesco buco nell'acqua, c'erano tutti i nomi possibili e immaginabili tranne il mio, quindi adesso direi che proviamo ad andare avanti, cioè abbandoniamo per un attimo l'idea di partire dalle scarpe e proviamo a cercare qualcosa di abbigliamento. Visto che cercando in internet ho trovato che ci dovrebbero essere delle cosine che si chiamano Chiara sia da Tommy che da Disegual o Disigual, non so mai come si pronuncia, comunque sto andando adesso verso il centro perché ci sono entrambi quei negozi e andiamo a vedere cosa troviamo. Ho ragione, sì. Non è di questa stagione, Ah, è un articolo vecchio. ok, Per cui quindi o lo trovi in un outlet o lo trovi online, ma non è di online. questa collezione. Ok, Fa parte perfetto. dell'autunno-inverno scorso. Sto già iniziando a perdere le speranze, ma va bene, proviamo ancora un po', adesso andiamo da Tommy. Sì, non ci sto credendo nemmeno io, ma la prima cosina l'abbiamo trovata. Non voglio nemmeno aspettare di essere a casa perché sono troppo gasata. Cerco di metterla a fuoco. New Chiara! E la prima cosa trovata! Anche quando non si tratta di fare challenge sul cibo, immancabile tappa alla CIDAC, perché in realtà ho trovato qualcosa di intimo di cui il modello si chiama proprio Chiara e in teoria questo brand dovrebbe esserci qui nel reparto, diciamo, dell'abbigliamento. Oh, ci sono tutti i brand di cose intime, alcuni non mi ricordavo neanche che esistessero, ovviamente non c'è quello che sto cercando io. Niente, come non detto, qui Cotonella non c'è, questo video mi farà impazzire. Non ci potete credere, sono da Carrefour, ho trovato il reggiseno Cotonella e c'è solo quello con il nome Viola.
Oppure c'è Aurora, Chiara, neanche l'ombra. Ok, che ne sono rimasti pochi, ma questi sono dei segni del destino. Quindi, tornando ad oggi, sono qui con il sacchettino di cui vi ho già fatto vedere qualcosina, lo spacchettiamo tra un attimo, e tutto il resto, cioè tutte le altre cose che andranno a comporre il mio outfit di oggi, le ho dovute ordinare online, perché come avete visto nei negozi non riuscivo a reperire niente. Oltretutto sarà un outfit pure incompleto, perché avevo trovato un modello di pantaloni della marca Chaos che si chiamano proprio pantalone cinta chiara, e oltretutto come modello non mi dispiacevano neanche. Sono andata in ben 2 punti vendita, quindi sia Torino che Milano, dove appunto ci sarebbe dovuto essere questo brand. Effettivamente vendevano alcune cose di questo marchio, ma non c'erano assolutamente quei pantaloni. Online non sono riuscita a trovarli, quindi abbiamo tutti gli altri pezzi dell'outfit tranne i pantaloni, perciò sì, non starò in slip, ma mi metterò su dei pantaloni che ho già a questo punto. Comunque direi che posso iniziare a farvi vedere l'unica cosa che ho trovato in negozio, e che è la parte superiore dell'outfit, anche se in realtà poi cercando ancora meglio su internet, però in negozio non l'avrei trovato, ho visto che della marca Zedig e Voltaire, non sono sicura che si dica così, quindi assolutamente sgridatemi pure, c'è proprio un maglione che si chiama maglione chiara. Anche questo mi sembra abbastanza nelle mie corde, perché è un modello molto semplice, molto pulito, quelli che piacciono a me, perché poi se voglio vado a giocare con gli accessori, se no va bene per tutti i giorni. Però noi abbiamo trovato quello che ho qui, e quindi la prima parte del nostro outfit sarà composta da questa che si chiama New Chiara Classic White Polo, ed è appunto una polo di Tommy della linea precedente, perché adesso si chiamano in un altro modo, me l'ha anche detto in negozio ma sinceramente non me lo ricordo più, però il principio, il modello è lo stesso, sono delle polo sciancrate con tutti i bottoncini sul davanti, una cosa classica classica, semplicissima, che effettivamente non mi dispiace. Però non so se ci avete mai fatto caso, io non ho particolari polo nel mio guardaroba, non sono un capo di abbigliamento che uso tantissimo, quindi perché un po' trovo che non mi stiano benissimo, perciò poi alla fine del video, quando indosseremo l'outfit, mi farete sapere se secondo voi mi stanno bene, se è nelle mie corde. È l'unica cosa, a parte quel maglioncino che ho trovato dopo perché ho continuato le ricerche per altri giorni, questa era l'unica cosa in cui compariva il mio nome senza che si trattasse del brand in sé. Mi sembra comunque molto carina, tra un attimo la proveremo e scopriremo se è adatta effettivamente a Chiara. Quindi a questo punto passiamo alle cosine che ho dovuto per forza prendere online, e vi assicuro che anche in quel caso non è stato così semplice trovarle, perché se voi provate a digitare tipo, non lo so, maglione modello Chiara, scarpe modello Chiara, gonna eccetera eccetera, escono praticamente infiniti risultati con le cose del brand di Chiara Ferragni. Oppure per quanto riguarda le scarpe, c'erano tantissime opzioni della collaborazione di Chiara Biasi, adesso non ricordo più con che brand fosse, comunque non riuscivo a trovare nulla. Però alla fine cerca che ti ricerca, contate che saranno più di 10 giorni che cerco di fare questo video. Tra una cosa e l'altra sono riuscita persino a trovare una cosa intima del brand Cotonella. Avete visto che ero andata a cercarlo anche nei negozi che c'erano qui da me, però non riuscivo a trovare il modello, l'ho ordinato online, e si tratta di questo reggiseno, che è proprio il reggiseno triangolo articolo CD017 e si chiama Chiara, quindi ha esattamente il mio nome. Io l'ho preso nero e mi sembra che possa essere uno di quei modelli carini che avrei potuto tranquillamente scegliere anch'io indipendentemente dal nome, perché è imbottito ma non troppo, è senza ferretto, bello morbido, anche nella parte posteriore mi sembra comodo, spalline regolabili, e tra un secondo andremo a metterlo sotto la nostra polo, così vedremo se è più performante di quelli che uso di solito e se appunto è adatto a me. Ecco, mi stavo già dimenticando i prezzi, la polo che vi ho appena fatto vedere l'ho pagata €59,90, il reggiseno l'ho pagato €8,72. Passiamo al terzo capo di oggi, che è quello che mi ha dato più problemi quando eravamo in negozio, e invece online sono riuscita a trovare addirittura 2 opzioni appunto del modello Chiara, e si tratta di un paio di scarpe. Ho trovato questo modello di Sofia Webster, collezione attuale,
sandale, quindi autunnale, sandali Chiara, molto carini con la farfallina al tacco alto, però non mi sembravano tantissimo adatti alla stagione, quindi anche visto il prezzo ho detto magari per fare poi una trasformazione estiva ci pensiamo, per ora non li ho presi, anche se la cosa che ho preso sempre modello Chiara non è comunque così tanto economica, però appunto si tratta di un paio di scarpe che secondo me sono più facili da utilizzare in questa stagione. Il brand è Fabiana Filippi, che è un brand che io non conoscevo assolutamente, però mi sono stupita perché la spedizione è stata veramente rapidissima e proprio sulla scatola c'è scritto tutto, quindi ASD 119W401 Chiara, cioè proprio il nome del modello è assolutamente Chiara, e adesso vi evito le solite scene in cui sbaglio a fare l'effetto wow. Qui c'è la dust bag e all'interno abbiamo queste francesine che secondo me dal vivo sono ancora più belle di quanto mi fossero sembrate sul sito. L'unica cosa, forse ho sbagliato la taglia perché mi sembrano un pochino lunghe rispetto alle scarpe che compro di solito. Comunque questo è ufficialmente il modello Chiara, hanno questi due laccetti con la fibbia, sono lavorate come se fossero glitterate, cioè più che altro sono un pochino iridescenti, cangianti, non so bene come descriverle, ma tanto tra un attimo le indossiamo e mi sembrano fatte anche molto bene. Oltretutto c'è la suola fatta così che le rende un pochino più alte e soprattutto indossabili anche qui da me, visto il tempo e visto il fatto che tra poco inizierà a nevicare eccetera, possono comunque essere comode da mettere anche durante l'inverno, quindi ho decisamente, secondo me, fatto bene a orientarmi su queste piuttosto che sui sandali che abbiamo appena visto. Comunque, come vi dicevo, anche queste non erano economiche perché costano 535 euro, la spedizione rapida però era compresa, e dulcis in fondo non poteva mancare la borsa che ho trovato su Amazon, però è del brand Piero Guidi, si chiama Chiara Tote Bag con zip. Devo dire che questo brand l'ho già visto diverse volte, però io non ho assolutamente mai comprato nessuna borsa perché preferisco quelle con uno stile più classico, in modo da riuscire ad abbinarle di più, però questa qui si chiama Chiara, quindi è praticamente in questo caso l'unica che sono riuscita a trovare, quindi l'ho presa subito su Amazon appunto, e costava, aspettate perché ho tutti i vari ordini dei vari video, non capisco più niente, adesso dice non disponibile, vabbè, vado in un altro modo, guardiamo direttamente qui, sempre che ritrovo tutto. Ok, l'ho trovata, costava 178 euro, quindi adesso vedremo se mi piace, se non mi piace, mi farete sapere anche voi in generale cosa tenere, cosa restituire, insomma, come facciamo tranquillamente anche nei video haul. Però sta cosa io devo tutte le volte dirla perché se non parlo 30 secondi in più non sono contenta. Quindi andiamo a spacchettarla, che sono stracuriosa, è veramente gigante, quindi questa è una delle cose che di solito io evito nelle borse perché sennò sembra sempre che la borsa stia portando in giro me, tipo una borsa che si muove con un puffo dietro, non so, ma è una cosa che mi prendono in giro anche i miei amici quando magari mi incontrano per strada che sto guidando, la Jeep è alta, io tengo sempre il poggiatesta comunque a un'altezza giusta, regolare, e quando capita che magari ho qualche mia amica o amico dietro di me, mi prendono sempre in giro sul fatto che sembra che la macchina, cioè sembra che non ci sia nessuno che sta guidando la macchina, in realtà è che il poggiatesta li fanno troppo alti, esattamente come alcune borse le fanno troppo grandi. Comunque, a parte questa cosa che non c'entrava niente, la borsa è fatta in questo modo, quindi dovrebbe essere del modello Circus, se avevo letto bene, però non lo so, non vorrei dire cavolate non conoscendo il brand. Aspettate che andiamo a vedere anche come sono fatti i manici. Sicuramente c'è da dire che l'hanno imballata molto bene. Voilà, dovrei essere riuscita, no? Mancava ancora questo. Beh, comunque vedendola così a primo impatto, rapporto qualità-prezzo mi sembra che ci sia, cioè è molto bella, molto ben rifinita. Qui c'è anche questo dettaglio degli angioletti che si abbracciano.
sembra anche super capiente all'interno, infatti c'è, c'è la dust bag e poi c'è un sacco di carta che se riesco a togliere, ok, ve la faccio vedere meglio. Mi sembra davvero molto capiente, c'è una bella tasca qui con la cerniera, quindi anche comoda, c'è un'altra taschina un po' più piccola da questa parte, sì. È decisamente più grande ma anche più capiente rispetto alla maggior parte delle borse che uso abitualmente. Ecco, purtroppo io non sono riuscita a trovare altro, quindi non ho trovato prodotti make up per ora. Però se voleste vedere il video cercherò di affinare al meglio la ricerca e non ho trovato appunto i pantaloni, anche se il modello esiste, l'abbiamo visto tutti. Quindi adesso cerco di capire se nell'armadio ne ho un paio simili, anche se modello a zampa è un po' difficile, però ci provo e ci vediamo tra un secondo, una volta che ho indossato tutto l'outfit, così giudichiamo insieme se è adatto a Chiara. Sì, come avevo immaginato non sono riuscita a reperire nell'armadio dei pantaloni che fossero simili a quelli, anche perché non ho avuto modo nemmeno di toccare il tessuto. Però l'outfit nel complesso è questo. Allora, i jeans che ho messo non c'entrano niente, quindi non consideriamoli. Il reggiseno sinceramente devo essermi un po' sopravvalutata, perché avrei dovuto prendere sicuramente la taglia in meno, una prima sarebbe andata bene. A volte mi sopravvaluto, altre mi sottovaluto, però va bene. Ma come tipo di modello mi convinceva vedendolo, invece una volta indossato non mi fa impazzire, nel senso, vabbè, con questa maglia che è larga non si nota tanto, però con altre maglie tipo quella che avevo su fino a 5 minuti fa l'ho provato e effettivamente appiattisce un po' troppo, quindi potrebbe andarmi bene per quando faccio sport, perché è molto comodo, cioè proprio non strappa, non strizzi, sembra la solita pubblicità, comunque non stressa davvero, perciò sarebbe comodo per quelle occasioni, però messo sotto qualcosa di più aderente non mi fa impazzire, mi appiattisce più del dovuto, già non c'è tanto da vedere, se in più andiamo anche ad appiattirlo, non è il caso. La polo sinceramente non mi dispiace, sicuramente il fatto, questa cosa non ve l'ho detta perché speravo che non si vedesse, però ora che ce l'ho addosso ve la dico, il fatto che non sia la mia taglia, questa qui era l'ultima rimasta del modello Chiara prima che passassero poi a fare quelle nuove che sono identiche ma non si chiamano più Chiara, quindi non sarebbero andate bene per il video. Questa qui era l'ultima ed era una M, se no adesso le hanno fatte anche di tanti altri colori, c'è blu, c'è rossa, forse c'era anche nera, non mi ricordo, quindi si vede un pochino che mi è grande, però il modello in sé non mi dispiace, è una cosa semplicissima, ecco. Invece per quanto riguarda la borsa, che non so, non mi convinceva del tutto quando la stavo ordinando, una volta indossata è grande sicuramente, è una shopper praticamente, però non mi dispiace per nulla come sta. Poi tra una cosa e l'altra, neanche farlo apposta, si abbina perfettamente con la polo, sta bene col jeans. La cosa che mi piace di più di tutto l'outfit sono sicuramente le scarpe, perché le trovo veramente molto comode sia da mettere che da togliere. Il fatto che abbiano appunto questa suola secondo me le rende portabili anche in inverno, quindi quelle lì super promosse. Pensavo di aver sbagliato taglia, invece sono sì leggermente lunghe, quindi tendono ad allungare un pochino il piede, però sono proprio belle, cioè per carità sono assolutamente qualcosa di semplicissimo, però non lo so, mi rispecchiano molto, secondo me sono facili da abbinare, si possono usare per tutti i giorni, però allo stesso tempo magari abbinate con una gonnellina, con un leggings un pochino più particolare, secondo me possono stare bene anche per occasioni un po' diverse. Mi sembrano poi comodissime, cioè veramente super super belle, queste sono state una scoperta, ma in generale proprio questo brand, penso che ci darò ancora un'occhiatina e probabilmente farò altri acquisti. Comunque io per non influenzarvi evito di aggiungere altro, però mi raccomando nei commenti datemi anche solo un voto all'outfit e ricordatevi di farmi sapere se secondo voi mi rispecchia o, pur chiamandosi Chiara, meglio evitare. E niente, quindi questo era tutto per quanto riguarda questo primo esperimento in cui ho cercato di creare un outfit a partire proprio dal mio nome. Con un commento qui sotto mi raccomando fatemi sapere se vi piace, se non vi piace, che cosa terreste, che cosa restituireste, e fatemi sapere anche se vi è mai capitato di comprare qualcosa e accorgervi che il modello si chiamasse come voi. Avete visto che in giro per i negozi, se mi fossi chiamate in altri mille modi, probabilmente sarei riuscita a trovare molte più opzioni di outfit, però
Nel complesso non vi voglio influenzare, però visto quanto tempo impiegato, il risultato non mi dispiace. Poteva andare meglio, ma poteva anche andarmi peggio. Nel caso in cui provaste a fare questa ricerca, fatemi sapere, perché vi assicuro che non era per niente facile, cioè era una challenge bella tosta anche questa. Comunque direi che ci siamo, è il vostro momento, quindi sbizzarritevi assolutamente nei commenti qui sotto. Io smetto di parlare, vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!